Bondi. Ah, eccoci di nuovo qua in questa super sfida tra titani. Ebbene sì, oggi continueremo la sfida che abbiamo lasciato ieri. E ragazzi, chi vinca il migliore. Ci vediamo dopo. Ciao. Le mie due figlie hanno sposato due salumieri. Ho due generi elementari. Quanto fa? 20 più 20. 40. Tornado. 20 e 20. Ok. Il mio commercialista era molto triste. È partita IVA. Ok. Salumiere chiuso per lutto, mortadello. Tu sai qual è il calama? Non lo vedo. Ho già detto la fine. Sai cosa si dicono i polli prima di salutarsi? Ci becchiamo domani. Hanno il becco. Ho capito. Si beccano domani. Noi diciamo ci becchiamo domani. Molto, molto. Bella. L'auto più bella della Fiat. No. Non era così. Ok, ce l'ho adesso. Ok, vai, ormai me la devi dire. Ti è bravo. L'auto più bella è la Fiat. Punto. Ma basta! Ma figa, mi dici sempre le stesse, mi non devi dirmi quelle che lui fa! Sai cosa faccia a buttare? No. Un cervo femmina di facili costumi. Cerbottana. Ma che dita? Cervo femmina. Tana. Non so se mi spiego, disse il paracadute. Tu sai cos'è una focaccia? No. Una foca da cattivo per pessimo carattere. Hai capito? Sì. Una foca cattiva. Focaccia. Che piccola. Nuova lavastoviglie lanciata sul mercato. 8 morti e 15 feriti. Dai. Ok, ecco ci siamo, andai. Sarà molto bella. Grazie. Sai perché ho dovuto lavare il caffè? No. Era macchiato. Wow. Alex, era macchiato. Bello. Molto bello. Ok. Un uomo entra in un caffè. Splash. Uff. Cosa serve un maiale per andare all'estero? Non lo so. Un passaporco. Un uomo spara alla cieca. La poveretta muore. Questa non saprei. Quando moriremo? Quando lo ucciderò un uomo. Cultura. Se no te l'ho capita vuol dire che sono colto. Cosa ci fa un cammello su un budino? Attraverso un deserto.
Ok. A che velocità andava il cammello dei re magi? A tutta mirra. Cosa dice una supposta a un missile? Beato te che vai in cielo. La supposta dove va? Nel culo. Ciao Alex, hai deciso la data di quando ti sposi? L'8. Ma di che mese? Sono fissato. L'8 per non sposarmi. Marisa, hai un'amica lei. Come hai fatto ad arrivare vergine al matrimonio? Culo. Tanto culo. In che senso? Non l'ho capita. Tanto culo. Non l'ho capita. Tanto culo. Cosa vuol dire? Tanto culo. Alex, tanto culo. Spiegamelo in altre parole. Non capisco cosa intendi dire. Tanto culo. In che senso? Cioè, tanto culo. Nel senso. Posso dirti tanto culo. Ok. È una conversazione tra libri. Allora un libro fa l'altro libro. Sono sempre caldo. L'altro gli dice per forza, è sempre la copertina. Pasqua è già con l'Aris. Cosa fa un pittore a una prostituta? Lei bianca? Uno schizzo. In che senso? Uno schizzo. Cioè... Chissà sull'autobus col mal di testa dovrebbe pagare 2 biglietti. Perché il mal di testa è passeggero. Capito Alex? Sì. Cioè, capito? Passeggero. Perché fa freddo in America? Perché è stata scoperta. Classico. Ma sul classico, ma il classico. Il classico può sempre ridere. Un uomo parcheggia in una sosta vietata, arriva la vigile selvica e gli dice: sono 33 euro. Lui fa: ok, salga. Figlia e papà a cena. Papà, papà, la nonna è cattiva. Zitto e mangia, se no si raffredda. Non era la zia? No, ho detto la nonna io. Sei sicuro? Sì. A momenti ci scappa il morto. Poi per fortuna l'abbiamo ripreso e il funerale è andato tutto bene. Sempre su albanesi.it. Alex, albanesi.it. Hai visto la pagina? Che cazzo paghiamo la pagina albanesi.it? Gli albanesi, no? Tocca a te. Tocca a te. Ma non ne ho più. Okay, allora, siccome ormai le battute sono finite, non ne abbiamo più. È andata avanti abbastanza, siccome siamo in tema di fair play, io direi di finirla in pareggio 8-8. E niente, è stato un piacere. Buona vita, signori. Ma perché devi basta?